Hello! Quindi vorrei condividere questa cosa che ho fatto. Era da un po' che ci pensavo, mi sono fatta i dreadlock da sola. E quindi vorrei condividere le mie impressioni, cosa penso di aver fatto sbagliato e cose del genere. Dunque, per prima cosa, come ho iniziato? Ho usato questo per fare le sezioni, per sezionarmi tutta la testa, quindi ero davanti a uno specchio gigante. E usavo questo per vedere dietro, dove fare le sezioni. Ho usato il dietro di un pennello in realtà per aiutarmi, come se fosse, sai, è come se fosse la punta finale del pettine praticamente, però non avevo un pettine di quel genere, quindi ho usato un pennello e questi elastichini piccoli per tenere le sezioni, sono quelli che si usano per le treccine, e mettevo gli elastichini qua alla base. Mi sono prima sezionata tutta la testa, quindi ho fatto tutti i ciuffi con gli elastici, e poi ho iniziato a lavorare sui capelli e ci ho messo, praticamente ho fatto 19 dread qua sotto, penso una settimana e mezza fa, e ho lasciato riposare per vedere se magari mi sarebbe bastato fare i dreadlock parziali. Però in realtà l'idea non mi è passata, quindi una settimana dopo ho deciso di finire tutta la testa e quindi in tutto ci avrò messo, credo, per finire tutta la testa ci ho messo una giornata e per fare questa parte qua ci avrò messo 3 ore, non so neanche bene. Comunque è un lavoro molto lungo. E le sezioni le ho fatte un po' a caso, devo dire, perché non mi piace che siano troppo regolari, però forse le ho fatte un po' troppo poco regolari, quindi adesso vedrò se si uniranno i dreadlocks, spero di no. Comunque, quindi ho usato gli elastici e poi quello che ho fatto, senza togliere gli elastici, mi sono fatta i dread e questo è stato, credo, un errore perché adesso ho all'inizio del dread questa parte un po' strana, che ha anche un aspetto un po' ritorto, cioè un po' rotolato, perché il metodo che ho usato era quello del rotolare e, come si può dire, rotolare e strappare, ripping, quindi sì, strappare, cioè non è che si strappa, però sembra un po' l'atto dello strappare. Quindi si arrotola, si strappa, si arrotola, si strappa, si va avanti così. Poi di tanto in tanto prendevo questo, che è un pettine per pidocchi, e spingevo tutto in alto. Poi continuavo, rotolavo, strappavo, andavo avanti così. E verso la fine, verso circa questo pezzo qua, usavo solo il pettine perché i miei capelli sono talmente lisci che a un certo punto il metodo di strappare non funzionava più. E per cui finivo con questo e il dreadlock che veniva fuori era una cosa molto spelacchiata, quindi facevo palm rolling per un bel po' su tutto il dread e alla fine del palm rolling, quando era un po' meglio, usavo questo, che veramente è il trucco per fare i dread. È come si chiamano? Un uncinetto di 0,6 mm, il più sottile che ho trovato. E praticamente andavo dentro e fuori con l'uncinetto. Ci sono un sacco di tutorial, mi sono aiutata con i tutorial online in inglese. Andavo dentro e fuori con l'uncinetto a prendere i capelli e tirarli in dentro, praticamente in questo modo. E che altro c'è da dire? Siccome me li sono fatti da sola, non avevo una bella, insomma, libertà di movimento completa e non avevo completamente la visione di cosa stavo facendo, hanno un aspetto un po' bizzarro, sono pieni di strani pezzi. Però tutto sommato, qua ci sono dei capelli liberi perfino. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatta di come sono venuti perché quello che penso è che difficilmente i dreadlock hanno un brutto aspetto. Ci sono tanti dreadlock che sembrano più schifosissimi, sono d'accordo, però in genere le persone con cui ho avuto a che fare in Nuova Zelanda in particolare, perché Nuova Zelanda è strapieno di persone con i dreadlock, si prendono cura dei loro capelli e quindi hanno un aspetto abbastanza decente. E a volte sono, sì, strani, però tutti quelli che ho visto da queste parti sono molto belli, anche quelli che si chiamano freeform locks, che quindi semplicemente ci si lascia, non ci si pettina più e si formano da soli, e sono strani, sono un po' strani, però tutto sommato
mi piacciono molto anche quelli, quindi quello che avevo pensato io, anche se molta gente mi aveva sconsigliato di farmi i dreadlock da sola, quello che ho pensato è stato non può venire così male. E se viene così male, posso sempre rasarmi la testa di nuovo. Mi ero rasata la testa l'ultima volta che mi sono tagliati i capelli, in realtà mi ero rasata la testa. E mi era piaciuto il risultato, quindi non avrei problemi a rifarlo. Basta, e quindi niente. È un lavoro molto lungo, qua dovrò sistemare questa cosa, credo. Però sì, sono soddisfatta, devo dire, mi piacciono. Di solito li tengo in realtà raccolti, mi piace molto di più l'effetto che hanno quando sono raccolti. Ho già avuto persone che mi hanno chiesto se posso fargli i dreadlock, quindi significa che anche le altre persone piacciono. Bene, basta.